Passavo di qui per vedere come stavi, facevo finta di niente, no? Tutto bene, vai a casa che è tardi, vai a casa. Ma cosa fai a letto a quest'ora? Sono le 5. Cosa faccio? Cosa faccio? Sempre qui, da sola come una scema, cosa faccio? Vado a letto, no? A me questa casa mi ammazza, io non la voglio più, non la voglio più, voglio andare via, non ce la faccio più. Negli anni era rimpicciolita, ma più di quel restringimento fisiologico che tocca chi invecchia. Neanche da giovane era molto alta, su 1,50 m, ma adesso... Alzi i piedi, mamma. No, lascia stare, faccio io, dai, faccio io domani, faccio io, attacco la spirapolvere. A me questa casa mi ammazza. Camera dei bambini, un lungo corridoio, due lunghi balconi e... l'ultima stanza. Non aveva neanche un nome, la chiamavamo l'ultima stanza. Perché era il posto dove mettevamo le cianfrusaglie che non sapevamo dove mettere o dove andavamo noi bambini a giocare. L'ultima stanza. Siamo andati avanti così per qualche anno. Però lei era felice. Cantava. È di Napoli, cantava. Demenza presenile di tipo Alzheimer, demenza degenerativa primaria di tipo Alzheimer o semplicemente... Bravo. Avessi avuto consapevolezza e che non ne avessi ora. Sul 7 con la lunga sul 3 vuol dire 15, 7 e un quarto. Già. Madonna, appena passano ste feste devo andare dall'oculista che non ci vedo più. Dava la colpa alla vista, in realtà ci vedevo benissimo. Mamma, ci vedevi meglio. Certo. La guerra, i bombardamenti. A un certo punto lei e la sua famiglia, come migliaia di altri napoletani, scapparono. Loro hanno tradito. Molti anziani sono dipendenti uno dall'altro e una volta non era facile divorziare, nonostante la legge, intendo. Ti ricordi? Il papà che a volte rideva per cercare di sdrammatizzare e altre volte, dopo 5 minuti, Marco, stronzo, sono stronzo, capito? Sono stronzo! Faccio un passo verso di lui, cerco di spiegarmi, mi scusi, mia madre ha sbagliato, è malata, l'Alzheimer, ma non è successo niente. Non c'era verso. E basta. Chissà se era vero. Oh, se l'avevi fatto 24 ore prima, i giorni già ti si confondevano.
sempre meno informazioni arrivavano alla meta. È che quando uno si dimentica qualcosa si preoccupa. E se poi succede una disgrazia? Allora mi avvicino ulteriormente. Lei non si preoccupi, che qua non succede nessuna disgrazia. Non si preoccupi e vada in casa, che è meglio. Guardi, le auguro che non le succeda, le auguro che non si ammali. Urlava, poverina, spaventatissima. Marco, cosa c'è? Cosa succede? Cosa c'è? Immaginatevi il rimbombo nelle scale. Time.